Benvenuti per la quinta pillola di comunicazione. Abbiamo appena visto che l'uomo può creare delle sorprendenti sinergie per comunicare, eppure pare che a volte fallisca proprio in questo. Siamo sempre più inclini a comunicare via mail. Oggi vi invito ad aprire la casella di posta elettronica. Spero non troviate un messaggio di comunicazione fallita. Si tratterebbe di una sfortunata coincidenza, ma molto utile alla nostra riflessione. Le forme che la comunicazione problematica può assumere sono molteplici e possono riguardare sia il contenuto del messaggio che la relazione tra gli interlocutori. Questi fenomeni vengono spesso indicati con un termine miscommunication, ma se preferite il Made in Italy e avete intenzione di difenderlo, meglio usare un termine, comunicazione fallita. Quando l'errore riguarda il contenuto del messaggio, per riparare sarà sufficiente adoperarsi nell'area referenziale. Quando invece l'errore sarà stato prodotto dalla cattiva relazione tra gli interlocutori, l'area ad essere indagata sarà senz'altro quella affettiva. Una pillola di filosofia non guasta mai. Socrate diceva: io so di non sapere. In realtà, se non ci rendiamo pienamente consapevoli del fallimento del nostro messaggio, non ci poniamo nemmeno in condizione di poter riparare. Per la nostra posta è molto semplice, sarà sufficiente aprire la cartella di posta in arrivo, trovare il messaggio indesiderato e indagare sulla possibile causa del fallimento. Nei rapporti umani sappiamo o immaginiamo che le cose sono un po' diverse. Non è sempre agevole ammettere l'insuccesso di una comunicazione e men che mai attribuire a noi stessi la causa di un fallimento. Il primo passo per poter rendere una comunicazione efficace è rendersi consapevoli del fallimento di un precedente atto comunicativo. Qualche suggerimento? Cerchiamo di selezionare, scegliere e magari stare molto attenti all'utilizzo dei mezzi di comunicazione quando dover essere trasmessi sono i sentimenti. E mettiamo KO la rabbia che tenta a tutti i costi di introdursi nelle nostre conversazioni. Vi aspetto per la sesta pillola di comunicazione.